Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo gioco un pochino diverso dal solito. Si tratta di Nosgot, voce del verbo nosgottare. Con questa grande battuta iniziamo subito a giocare, modalità coma vegetativo, con la gente che ci ha giocato un cazzo come ci ho giocato io e con rumori di sottofondo che probabilmente daranno noia per tutto il video, ma questo non ci scoraggia. Che cos'è il gioco? Il gioco è quello che potrebbe ricordare un po' un'Arena Games, anche se, come vedrete, non è esattamente così, perché le armi non sono esattamente quelle, non è in prima persona, i vampiri... Perché ci sono due categorie, vampiri e umani. I vampiri soprattutto giocano molto con roba melee, quindi capite che c'è ben poco che può ricordare un'Arena Games. Però lo ricorda e lo vedrete tra poco. Innanzitutto mi scuso con voi per la poca frequenza dei video, mi piacerebbe farne di più, mi piacerebbe farne più spesso, però il periodo è quello che è, non mi concede tanto tempo e come sapete per il tipo di video che voglio fare, montato a modo... il tempo ci vuole e quindi poi soprattutto in questo periodo ne escono pochi. Vedrò di rimediare in futuro, torneranno anche delle serie come FIFA 2015, Ultimate Team, Road to Division 1, eccetera eccetera, però per ora è così, quindi portate pazienza, non uscirà un video al giorno, però cercherò di portarvi roba di qualità. Allora, vediamo con che cosa iniziamo, con cosa iniziamo con gli umani, bene, perfetto, perché se qui va... Ho comprato con i crediti di gioco questa classe che ho visto sempre in multiplayer, fa il culo quadruplo alla gente e spero di usarla bene. Quindi per narrarvi un pochino velocemente il gioco, come funziona la partita? La partita funziona che il primo che arriva a 30 delle due fazioni vince, attenzione tanto lì ho visto già gente. E il primo che arriva a 30 delle due fazioni vince, le fazioni sono umani e vampiri, si suddividono bene per le loro peculiarità, i vampiri possono saltare, possono scalare, possono volare come vedete fa questo pezzettino di merdina, gli umani invece dal canto loro devono puntare moltissimo sulla cooperazione perché senza cooperazione muoiono, come ho appena fatto io, era per darvi l'esempio, no? Perché non sono capace. Una cosa molto intelligente che hanno fatto questi di Nosgot è che siccome il gioco è molto sbilanciato, secondo me, dalla parte dei vampiri, non si concluderà il primo round, bensì la partita sarà un insieme di due metà, una giocata con gli umani e una giocata con i vampiri. Intanto qui siamo... Merda, siamo nella merda totale, proprio casino, ma merda. Stanno vincendo i vampiri, tanto per cambiare. E noi stiamo anche facendo cagare le merde, cioè proprio siamo anche schifosi. Ogni personaggio, ogni classe, sono, mi pare, 4 per gli umani e 5 per i vampiri, di cui 2 per ogni fazione sbloccate fin da subito, le altre ve le dovete gestire. Hanno un potere primario, in questo caso per esempio sto tizio spara, e 2 poteri secondari, che possono essere bombe, spari di alcuni tipi, gente che cura, eccetera, eccetera. Gli umani dal canto loro non possono arrampicarsi, possono solo schivare in questa maniera che avete appena visto. Ma che mira c'ho, eh? Merda. Che cosa ho appena fatto? Non lo so. Non conosco i poteri di questa classe, però sono fighi, l'ho bloccato a mezz'aria. Altra differenza importantissima tra vampiri e umani è che gli umani si possono curare da queste postazioni che adesso vi mostro se non sono totalmente impedito, queste qua, e i vampiri no. I vampiri non si possono curare con stazioni, diciamo, predefinite all'interno della mappa, ma bensì succhiando i sanguinosi cadaveri degli avversari. E infatti voi come vampiro dovrete spesse volte trascinarvi un cadavere... Merda, l'ho schivato. Trascinare un cadavere in un posto infrattato e succhiarlo tutto. Cosa molto brutta da dire effettivamente, perché frattarsi per succhiare qualcosa non è una bella cosa. Ma questo dovete fare come vampiri. Il gioco diverte, perché comunque il gioco è divertente, è frenetico, non capirete nulla per la maggior parte del tempo, almeno questo è quello che mi succede, cioè tipo a un certo punto tutti iniziano a sparare, inizierete a sparare anche voi beccando qualcosa ogni tanto e facendo poco danno, però è divertente. I due turni lo fanno durare un pochino, cioè non è un gioco magari immediato come potrebbe essere un altro Arena Games, perché comunque dovete fare 2 partite per completarne una intera. Guarda, qui ci stanno facendo il culo male. Merda, l'avevo visto male! Più o meno questi sono i punti negativi del gioco, i punti positivi ve li ho detti, ora passiamo al gioco, a commentare ciò che succederà, ovvero il casino più totale.
Ho visto bastardo stronzo figlio di puttana. Eccolo lì. Prima kill forse. Buono. Come vi ho già detto, una cosa molto importante per gli umani è collaborare. Cioè staccarsi come sto facendo io è una cosa che non andrebbe fatta. La cosa che gli aiuta anche a collaborare è il fatto che vengono spawnati spesso e volentieri tutti insieme. Nel senso che difficilmente verrete spawnati quando morite. Ok, mi ha smentito. Stavo dicendo che difficilmente verrete spawnati lontani quando morite dagli altri giocatori. Però, come avete potuto vedere, quello l'ha spawnato in culo alla miseria. Quindi i vampiri sono un po' più randomici in questo. Quindi spesso vi troverete anche a fare le cose per i cazzi vostri. Una cosa molto bella invece, che mi è venuta in mente ora, è che sì, il gioco è sgravo dal punto di vista dei vampiri, però è anche vero che il vampiro da solo tra tutti gli umani muore, quindi comunque un po' di collaborazione ci deve essere. Così come invece muore un umano contro un vampiro, cioè se vi trovate uno contro uno l'umano è morto. Dai che lo pigliamo, morto. Kill assist in realtà, però va bene uguale, chi se ne frega. La cosa gustosa è che io non conosco i poteri di questa classe, perché l'ho presa da poco e sono stato così furbo, intelligente e bravo da non leggere la descrizione. Cioè, tipo uno sciamano con le pistole. So solo che fa un bordello di danni con gli spari normali, così quindi noi ci rimetteremo a fare questo. Ho visto che prima col primo potere speciale blocchiamo il vampiro. Col secondo non ne ho idea, col secondo probabilmente, l'immagine non è d'aiuto perché è tipo una roba astratta da lì. Proviamola. Ok, non è servito un cazzo. Quello era il potere secondario, ma proprio niente. Come se non fosse esistito. E vai esploso. Ah, oltretutto gli umani hanno le munizioni, quindi ogni tanto dovrete anche passare a ricaricarvi se non volete rimanere completamente a secco. Dato, non stiamo andando male, pensavo molto peggio. Questa classe è bella. Stiamo facendo cagare nel complesso della squadra, però stiamo vincendo con gli umani, che non è una cosa semplice. Stiamo vincendo il round, poi magari al turno dopo ci fanno il culo. L'ho visto. Boh, morto. Ho finito le munizioni? Sì, ce n'ho tre e basta. Ho bisogno di cure svelte, rapide, proprio prepotenti. Eccole qua. Da vedere che mi saltano addosso subito immediatamente? No, bene. Come cazzo ha fatto a volare dentro? Dai, ma come si fa? Ma chi sei? Ma chi? Andiamo via. Curiamoci. Mori, stronzo, figlio di puttana. La sportività prima di tutto, ragazzi, rispetto per gli avversari. Spariamo un po' a caso nelle tenebre, che fa sempre comodo. C'ho una mira, ragazzi, che è veramente spettacolare, eh. È bellissimo, riesco a mancare gente che ho a un centimetro dal naso. Non capisco come sia possibile, però ci riesco. Possibile. Che culo! Non l'avevo nemmeno mirato! Che botta di culo, ogni tanto ci sta. Un budiulo non si nega a nessuno, come dice il proverbio. Quello è morto, perché da solo andiamogli a dare una mano. Oh. Quello è morto, perché da solo andiamogli a dare una mano. Questo team... non capisco come stia vincendo, visto che siamo sempre tutti da una parte e dall'altra. Però... oh madonna. Dai, perché non spari? Che cazzo c'ha? Perché non spara? Ma perché non sparava? Vabbè, vabbè. Diciamo di sì. Finito il primo round, 25 a 13. Come vedete, round 1. Il round 2 sarà diverso, ovvero saremo scambiati di posto e... poi dovremo cercare di mantenere il vantaggio, perché la partita non è chiusa. Parlando invece dei punti esperienza, non mi pare bilanciato benissimo, nel senso che io ci ho giocato un po', eppure i punti non vanno avanti. La classe l'ho sbloccata, da quello che ho capito, per puro culo, perché ho droppato un oggetto che ti permette di sbloccare una classe, ma normalmente non sarebbe stato così semplice. Quindi vabbè. Prima però di dare giudizi su questo lato del gioco voglio aspettare un po'. Ci ho giocato ancora troppo poco per poter dire ste cose. Intanto quanto è figo balzellare in giro col vampiro. Tiè. Passando anche attraverso le travi di legno. Allora, vabbè, descriviamo un po' la classe di questo... cazzo è?
La classe di questo vampiro è una sorta di Hunter di Left 4 Dead, se ci avete presente, ovvero vi acquattate, fate un salto enorme e aggrappate qualcuno, lo sbranate in terra e poi lo lasciate. Questo è più o meno lo scopo del vampiro che stiamo impersonando. Attenzione, presi! Ora moriamo male, tiriamo una bomba fumogena e andiamo via. È morto, è morto, è morto. No, bastardo schifoso, figlio di puttana stronzo. Con la madre che fa i pompini sotto i cavalcavia. Che è? Succhiamoci un cadavere, che fa sempre bene. Abbiamo giocato bene. Siamo riusciti a fare un bell'assalto. Beh, mi complimento con me stesso. Che mira, ragazzi. Sono riuscito a buttare la bomba fumogena dove non c'è nessuno. Erano qui fino a un momento fa, però, lo giuro, vostro onore, lo giuro. Boh, non c'è una sega nessuno, sono disappear nel nulla. Eccoli, stronzo, t'ho visto, t'ho anche beccato, pezzo di merda. Via, 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 scappare. Bello però, abbiamo creato scompiglio nelle linee nemiche. Zammete, mancati tutti, cioè sono passato in mezzo a 50 persone senza beccarne mezza. Non era facile, eh? Non era per niente facile, però ci sono riuscito. Dove? Eccoti, stronzo, figlio di puttana. Rispetto prima di tutto. Succhiamoci un po' di sangue. Oh ragazzi, stiamo facendo una partita bellissima, cioè non capisco perché sono penultimo in squadra, veramente perché loro sono dei in terra che sanno giocare molto meglio di me, però vi assicuro che non stiamo giocando male, eh. Passiamo attraverso le travi perché ci garba. Eccoli lì, eccoli, eccoli, eccoli. T'ho visto. Stronzo, t'ho preso. Boh. E uno è andato. Gli altri sono lì, ci tiriamo una bombettina fumogenina. Facciamo così che non so a cosa serve, non me lo ricordo, ma noi lo facciamo perché fa molto figo. E poi Zabazam, preso. Dai che muore, dai che muore. Invece siamo cascati come dei coglioni, porca puttana vacca. C'è gente? No, succhiamoci il cadavere. Dai. No, no! Fatto cacata, via, scappa. Succhiati il sangue. Dai che non c'è una sega nessuno ora. Dai ora, dai, dai, grande. Visto, visto. Totalmente mancato. Cioè, no, totalmente, di un millimetro, che forse è peggio. Mori, 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 mori. Come abbiamo fatto a morire noi? Era un uno contro uno. È rimasto con niente di vita, vabbè. Pace, armonia e serenità. Ma com'è possibile, dico io? Come? Per gli dèi. Bene, ci piace, ci fa piacere. Corriamo via, ne? C'è nessuno? Zamme, preso. Con niente di vita, ora ci ammazza, però preso intanto. No, via, 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 via. Mi sono salvato il culo, non so come. Beh, siamo durati poco, però siamo durati. Beh, beh, beh. Siamo passati da penultimi a penultimi squadra, però chi se ne frega. Gli altri più alto c'ha il punteggio di 300, noi abbiamo 600 e rotti, quindi. Ho visto roba? Dov'è? Eccolo. Ma hanno visto anche loro, vacca troia, via, 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 via. Io non volevo salire lì. Mi hai frainteso, caro il mio vampiro. A proposito di fraintendimenti, la sapete la barzelletta quella dell'equivoco? In pratica c'è un bar che si chiama Bar Biliardo e c'è un cliente che va lì e dice: mi dia un caffè biliardo. Il tizio lo guarda e gli dice: mi scusi, ci deve essere un equivoco. Il cliente lo guarda e gli dice: me lo dia, ce lo inzuppo anche quello. Piccoli inframmezzi comici crescono. No. Preso? No, preso una sega. Tiè, creiamo scompiglio, 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 via, scappare. Dai, 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 carica, 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 lanciati come se non ci fosse un domani. Bene, assalto totalmente fallito, però è stato divertente. Quanto sta venendo lungo il video, Madonna santa. Dovrò tagliare qua e là. Ho visto, ho visto.
Ma bastardo schifoso che rubi le genti. Poi faccio così e ti vado nel culo, caro mio. Dai, chinati, chinati. Oh, dai. Preso. Dai che muori, lo so che muori. Sei lì che muori, dai. Stai spasimando per morire. Toh, vabbè, vaffanculo. In realtà noi adesso... Sapazzamme te, bastardo stronzo figlio di puttana. Sei quello di prima, eh. Boh, ci ha fregato, bastardo. Ci vorrebbe un counter per quante volte ho detto bastardo in questa partita. Ma non lo terrò perché fa cattivo gusto. Dai che... No, come... Ah, ecco, ah, perfetto. Come se non fosse successo nulla. Io non ho detto nulla. Presa. E anche ammazzata, bello. Dai che anch'io voglio menare io. Dai, dai. Bello, è finito bene. Comunque 55 a 25. Non so se si nota. 55 a 25 non era facile. Siamo ultimi, però abbiamo giocato bene. Considerando che sì, abbiamo giocato bene, dai. Sono contento. Come avete visto, i PX crescono di poco e siamo a livelli infimi, quindi il mio dubbio rimane, però anche il gioco rimane un gioco divertente. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e un commento, mi raccomando, mi fa piacere sapere cosa ne pensate. E nulla, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!